La zona del Canavese, oltre ad essere nota per l'erbaluce, produce anche ottimi vini a base di uve rosse, Barbera, ma soprattutto Nebbiolo. Nebbiolo che troviamo anche al confine con la Valle d'Aosta, nel piccolo comune di Carema, un anfiteatro magico terrazzato. Qui il Nebbiolo prende il nome dello stesso villaggio, appunto Carema. È circondato da vigneti e questi vigneti sono frutto di un lavoro eroico, perché si sviluppano in verticale fino a 700 metri. Siamo infatti ai piedi del Monte Maletto. L'uva, qui chiamata Pico Tendro, viene raccolta a mano, esclusivamente a mano. E il lavoro di sacrificio, di sudore di piccoli produttori si esalta al massimo in questo vino concentrato a base di uva Nebbiolo. E questo affaccio ai monti e il microclima particolare che c'è in questa magica conca regala dei aromi diversi. Abbiamo delle note più speziate, molto più intense, e l'uva è piccola, è come un pugno e si concentra in un succo denso e in una struttura che adatta al lungo invecchiamento. Sono vigne che regalano veramente sensazioni incredibili con nuance più balsamiche e più sfaccettate. E il Carema ben si presta con piatti saporiti, ma anche con formaggi intensi come l'erborinato, ma anche col salame. Qui quello locale è il salam patata, quindi sapori intensi contrastati da questo frutto magnifico e questo sorso pieno, denso e molto elegante. Ma il Nebbiolo non si trova solo a Carema, lo troviamo anche in moltissimi altri comuni che finiscono nella denominazione Canavese Rosso e Canavese Nebbiolo. Allo stesso modo partecipano anche in queste produzioni altre uve a bacca rossa che troviamo in tutto il Piemonte. Vini fruttati, fragranti, di grande bevibilità, ma anche bel potenziale di invecchiamento. Cin!